Nel cero di quest'anno, Don Antonio, avete scritto l'Exultet. Sì. Qual è la motivazione? L'idea è stata di Don Marco e questo Exultet rappresenta un manoscritto che lui ha giù in Puglia, medievale. E l'Exultet è adatto perché è il canto pasquale di gioia durante la liturgia del cero, ossia il cero entra in chiesa totalmente buia, dal cero tutte le persone accendono le proprie candele e poi il canto dell'Exultet, esulti la madre chiesa, viene fatto alla luce del cielo, sotto il cielo. È l'equivalente di un annuncio del Vangelo. Infatti, propriamente parlando, lo fa il diacono oppure un ministro. Una delle ultime frasi del cielo, dell'Exultet, è proprio riferita al cielo e si chiede così, che brilli la luce di questo cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quindi diciamo così, Lucifero, ossia Venere, trovi accesa al mattino una stella che è il cielo, che rappresenta Cristo risorto, del quale si dice nella scrittura che è la stella del mattino. E allora era adatto, qui c'è la rappresentazione della croce gemmata al centro, questa qui. Sopra c'è Cristo Pantocratore, inserito all'interno di un'alfa, questa è l'alfa, la croce con l'anno, e sotto c'è un'omega, e raccolta all'interno della lettera omega c'è la scena di un battesimo, il vescovo, dobbiamo ancora finirla, che battezza, come vedete c'è il diacono che immerge il cero all'interno del fonte, esattamente come si fa poi nella notte di Pasqua. Quindi ci è sembrato un modo così diverso di rappresentare. L'idea è stata di Don Marco, mi è sembrata molto bella. Lui ha disegnato e io sto dipingendo col suo aiuto. E lui poi ha inciso il cartiglio sopra in latino: Exultet iam angelica turba celorum, esulti ora la turba, cioè l'insieme angelico dei cieli, e esaltino i divini misteri, eccetera, eccetera. Questo è esulti letetur mater ecclesia, gioisca la madre chiesa, e anche qua propter astantes vos, e anche tutti noi, tutti voi qui presenti, fratelli carissimi, eccetera, eccetera. Questo è solo una parte chiaramente dell'esultat, però ci è sembrata una cosa bella. Allora, il nostro cero sembrerebbe finito, abbiamo appena passato il lucido per fissare bene il colore. Ecco, possiamo vederlo da davanti, così vediamo Certo. e i particolari. È stato fatto con colori acrilici, colori ad olio e poi gli inchiostri, la foglia d'oro. Questa è la croce gemmata, sopra c'è Gesù Pantocratore inserito in un'alfa, l'anno corrente e, come vi dicevo già precedentemente, la scena del battesimo con l'immersione del cero pasquale. Questo diacono sta immergendo il cero pasquale all'interno del fonte battesimale, che è un momento del rito del battesimo nella notte di Pasqua, e che è anche un'allusione sessuale, cioè Cristo feconda la sua chiesa, perché il cero pasquale rappresenta Cristo, il padrino accende la candela dal cero pasquale. Marco, dici qualcosa? Sì, questo cero è ispirato, come ha già detto Don Antonio, al rotolo dell'Exultet di Bari. In realtà ne sta più di uno a Bari di questi. Questo è quello più recente, probabilmente dell'anno 1100.
E poi ho notato che in quello che ha detto il parroco c'era una piccola imprecisione. Lui ha paragonato, Non è possibile e questo. invece sì, ha paragonato l'incensazione del cero e la proclamazione dell'exultet al Vangelo. In realtà è ancora di più, perché l'exultet è più che altro una specie di eucaristia del cielo, una specie di preghiera eucaristica e consacratoria del cielo, anche perché è collegato strettamente col sacramento del battesimo. E quindi, infatti, ad un certo punto il diacono canta: "Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio", come comincia la preghiera eucaristica stessa. Questo perché appunto il cielo in questo momento, quando durante la veglia pasquale non c'è l'Eucaristia in chiesa, rappresenta a tutti gli effetti Cristo. Come il venerdì santo e il sabato santo mattina, quando si entra in chiesa, l'unica cosa a cui ci si genuflette è la croce. Prima che cominci la liturgia eucaristica della veglia pasquale, l'unica cosa che rappresenta davvero Cristo è il cielo. C'è questa piccola curiosità sul cielo. Qui è interessante questo cielo solo per un'altra questione. E anche ricorda sempre che tutta la liturgia e tutta la preghiera della Chiesa è un'opera trinitaria. C'è il Cristo, pantocratore, ma sono presenti anche nel cielo la mano del Padre, che è l'antico attributo che, diciamo, segna la presenza di Dio Padre nella liturgia, questa mano destra benedicente, che manda lo Spirito Santo a consacrare solennemente le acque del battesimo da cui, durante la veglia di Pasqua, nascono i nuovi cristiani. Il fonte come utero della Chiesa è, diciamo, una delle realtà più importanti che celebriamo nella veglia pasquale. E infine la croce è una croce gemmata. Questo va sottolineato perché certamente noi abbiamo fatto memoria venerdì della passione e morte del Signore. Ma è una passione e morte che dietro nascondono sempre la risurrezione. Quindi la croce, lo strumento di morte, diventa gloria risorta. Le gemme rappresentano questo. E infine l'ultimo appunto che voglio fare è l'anno. Alfa e Omega è Cristo. E poi che entra nella storia, nella nostra storia. Nella storia di ogni uomo e di ogni donna, di ogni luogo e di ogni tempo. Per questo noi segniamo l'anno sul cielo pasquale. Perché davvero l'evento salvifico della risurrezione ci caratterizza e ci salva tutti. Ecco, e qui c'è lo spazio anche, non solo il tempo e l'anno, i quattro punti cardinali, il quadrato che formano insieme. Allora, questa è la spiegazione, ecco, sommaria, perché poi Sì, avremo modo molto in tutta. sommaria. Ecco, io In ho tutta voluto la breve omelia del parroco la mia stasera brevissima omelia, ma spiegherà io tante altre ho voluto, cose. ecco, fatto quella piccola defaillance. Sì, Non hai dicendo che il cielo viene consacrato, ma perché volevo lasciare modo Ah, anche a Marco di certo, dire sì. qualcosa. Così si dice. Allora, intanto, visto che ci siamo, buona preparazione alla veglia pasquale, alla messa della Pasqua, per ora tanti auguri, poi col presbiterio vi saluteremo ancora. Buona giornata! Buona giornata a voi.